più giù ce ne sono tante. Adesso questa è abbastanza ben fiorita. Si chiama Prospero autunnale. È una pianta bulbosa, una liliacea direi. No, ecco, è una di quelle che adesso sono asparagacee, nel senso che ha cambiato nome, ha cambiato collocazione, ha cambiato famiglia, si è scoperto che è vicina della stessa famiglia degli asparagi. Diciamo che un tempo cosa facevano i botanici? Mettevano insieme le piante in famiglie, poi generi, eccetera, sulla base di somiglianze, dei caratteri evidenti, morfologici, non so, il fatto che fossero bulbose, che avessero il fiore fatto in un certo modo, le faceva raggruppare in una certa famiglia. Che so, le asteracee hanno tutti questi fiori fatti in un certo modo, famiglia asteracee. Quello che si è fatto negli ultimi anni invece è fare le cosiddette analisi filogenetiche, cioè vanno ad analizzare il DNA e trovano le affinità tra le varie piante. Quindi si è scoperto che in realtà tante delle cose che si pensavano non erano più valide. C'è stata una revisione molto, molto significativa della collocazione delle piante. Ad esempio questa qui nessuno avrebbe pensato che è parente degli asparagi o delle aghi. Invece andando a controllare il DNA si scopre che è vicina a quel tipo di piante lì. Quindi sono state raggruppate dentro questa famiglia dell'asparagace. Questo? Ecco, questo è il cisto. Questo è il cisto salvifolius. Questa sembra una rosa quando è fiorita. Fa dei fiori. Questo è un qui ci sono cisti a fiore bianco soltanto. Il salvifolius è questo qui. Perché quello rosa è solo... Quello rosea sta sul calcare. Quindi qui potenzialmente ci potrebbe essere in una zona di là, però non c'è, non si sa perché non c'è. Lo trovate per esempio nel Finalese, c'è tantissimo cisto rosa, bellissimo. Qui c'è solo questo. Questo è Cistus salvifolius. Fa il fiore bianco e... Giù dalla crosa c'è più. Ce n'è tantissimo, anche questa è una pianta che stranamente 100 anni fa c'era molto poco qui. Probabilmente perché 100 anni fa tutte queste zone erano sfalciate, venivano usate come pascolo per fare l'erba per gli animali e quindi questi arbusti qui venivano eliminati. Questo adesso è piccolo, però vengono su delle piante molto grandi, sì. Ma questi livelli, i cambiamenti climatici contano? Secondo me sì, contano anche i cambiamenti climatici. L'ho visto giusto in questi giorni, c'era un lavoro, mi pare, proprio sul sito dell'ARPA che sia. Che hanno valutato che negli anni dal 60 grosso modo ad oggi c'è stato mediamente un aumento di 0,4 gradi ogni 10 anni. Mm-hmm. Quindi nell'arco di un secolo diventa veramente significativo. Quindi è giustificabile che anche i cambiamenti climatici abbiano influito. Sì. Adesso sulla diffusione di questo, secondo me, come la felce, come l'erica, questa è l'erica. Probabilmente arborea, influisce il fatto che dove c'è pascolo tutte queste piante vengono tagliate via, adesso non essendo più manutenuto spuntano e prendono il sopravvento sul resto.